Mi limiterò a rispondere a un telegramma. Più veloce del telegramma non c'è niente. Dunque, Avgataraktaraka, Teatro delle Vittorie. Questo mi giunge da Palermo, da Luciardone, Hotel Luciardone, Bellevue. Bellevue, bella vista. Beh, la vista c'è, senz'altro. La vista magari a scacchi, ma c'è. Caro avvocato Raccataracca, sono stato arrestato per scippo a vecchietta. Stop. Aveva appena ritirato pensione di 225.000 lire. Stop. Come posso difendere? Guarda che questa è una cosa incredibile, veramente. Io so tanti anni che faccio l'avvocato e di cose brutte ne ho viste tante, ma questa è veramente una cosa indegna, una cosa indegna. Ma in che epoca viviamo? Veramente una cosa allucinante, secondo me, una cosa veramente demoralizzante, immorale. 225.000 lire al mese, 7.500 lire al giorno. È una follia! Una follia! Queste vecchiette sono assetate di soldi, sono assetate! Ma che ci devono fare con 225.000 lire al giorno, le vecchiette? Io non lo so. Che ci devono fare con questi soldi? Le feste, le orgie devono fare. Non lo so, i baccanali di Tiberio, le feste faraoniche, balletti verdi, 225.000 lire al giorno. Ma che siamo impazziti? Dico io, cosa può consumare una vecchietta? Cosa può consumare? Un po' di latte, un po' di pane, neanche tanto perché senza denti il pane non si mangia. Quindi, che ci devono fare con questi soldi? Io non lo so. E il fatto grave è che queste vecchiette, i soldi non è che li ritirano e basta, no? Li esibiscono, escono dalla posta con le banconote in mano, gridando, la sigaretta in bocca, da una macchina all'altra, lo champagne. È chiaro che prima o poi arriva qualche giovanotto per bene, magari laureato come il mio cliente, che glieli sequestra, giustamente. Ma quello non è un delinquente, è un giustiziere della notte. Scusate tanto. E andiamo. A me queste cose mi fanno toccare i nervi, mi fanno toccare la nervatura tutta. Scusate, ma sapete che ci sono delle vecchiette? Io ho saputo per certo che ci stanno delle vecchiette che arrivano a prendere pur la 230, la 235.000 al mese, lo sfarzo, il lusso sfrenato. Andiamo, questo è proprio il modo migliore per incoraggiare i vizi, è chiaro che la vecchietta prende il vizio, è evidente, magari si dà pure ai paradisi artificiali, non si sa mai. Signori della corte, io invoco per queste vecchiette parassite dello Stato il massimo della pena, la Siberia ci vorrebbe, scusate, la Siberia, pronto, e andiamo, come? Scusate, mi fa cenno la regia che la Siberia noi qua non ce l'abbiamo, non la teniamo la Siberia. Vabbè, le Murge, insomma, le Murge l'inverno più o meno sono come la Siberia, quando fa freddo, quando fa freddo, voi non avete idea. Ecco, vi racconto un caso qui, un caso avvenuto a me l'altro giorno. Stavo a Trani, no? Stavo a Trani, esco dal tribunale di Trani, che fra l'altro è uno dei più bei tribunali d'Italia, diciamo la verità, eh? Esco dal tribunale di Trani, mi siedo lì al tavolino in Piazza della Repubblica al bar, prendo un aperitivo, mi si avvicina un vecchietto. Mi fa, scusate, voi siete l'avvocato Raccataracca? Dico, sì, ormai io sono popolarissimo a Trani. Scusate, avvocato, io tengo 94 anni, ho lavorato 60 anni, ho fatto tre guerre e prendo 125.000 lire al mese di pensione. Vi sembra giusto, avvocato? Dico, no, non mi sembra giusto, no. Prendi troppo, mangiapane a tradimento! Dammi i soldi! Andiamo! Ci ho sequestrato 65.000 lire, 65, intanto per 15 giorni sta a digiuno che fa pure bene alla sua età. E andiamo, scusate, c'è un limite, questi prendono i vizi, a 94 anni 125.000 lire al mese, non ho capito, che ci deve fare? Pensionati d'Italia, basta, basta, vi è piaciuto, eh? Bella la vita, andare in giro per il mondo a spendere i soldi, Las Vegas, Monte Carlo, con le macchine sportive, le pellicce, lo champagne. Basta! È finito il tempo delle vacche grasse! Bisogna stringere le cinghie, pensionati d'Italia, basta! Bisogna pensare a costruire il futuro del nostro paese e soprattutto bisogna pensare a costruire la mia villetta nei pressi di Trani. I soldi mandateli a me! Viva l'Italia! Viva l'Italia!